La principessa Diana è rimasta vittima di un incidente stradale provocato dall'autista ubriaco o di una congiura ordita dalla famiglia reale e portata a termine dai servizi segreti? L'attentato alle Torri Gemelle è stato veramente l'opera di una ventina di fanatici islamici o in realtà la responsabilità è di organizzazioni con ben altri mezzi e capacità? E chi uccise nell'ormai lontano novembre 1963 il presidente degli Stati Uniti John Kennedy? Un matto solitario? O i russi, i cubani, una parte deviata della CIA, la mafia o gli extraterrestri? Ogni grande avvenimento capace di suscitare l'emozione e la commozione di una nazione o di tutto il pianeta si tira dietro quasi immancabilmente la teoria di un complotto. Quando morì Alfredino Rampi, dopo 2 giorni di agonia in diretta TV, tutta l'Italia si commosse, ma nessuno pensò a un complotto. Quando morì un grande dell'automobilismo come Ayrton Senna, tutto il mondo pianse, ma nessuno pensò a un complotto. Quando il Challenger si disintegrò sotto gli occhi di tutti, alla partenza da Cape Kennedy, oppure quando si disintegrò il Columbia, al suo rientro dallo spazio, il mondo intero si commosse e pianse, ma nessuno pensò a un complotto. Le teorie del complotto nascono invece quando un evento tragico presenti, da una parte, una versione ufficiale poco credibile, e dall'altra ci sia un gruppo di persone che trae degli enormi vantaggi proprio da quell'evento tragico. Quando ci viene raccontato che un presidente muore con la testa scagliata all'indietro, ucciso da qualcuno che gli ha sparato da dietro, la cosa suona molto strana. Se poi scopriamo anche che la sua morte risolve di colpo 1000 problemi della mafia, della CIA, dei costruttori di armi, del vicepresidente e di tante altre persone importanti, sospettare un complotto diventa un obbligo, mentre ignorare questi fatti dimostra una notevole scarsità di intelligenza, se non una profonda malafede. In realtà, questo fenomeno culturale, in rapida ascesa, non è stato ancora molto studiato. Una delle ricerche più famose, ma ormai stagionata, scoprì nel 1968 che i 2/3 degli americani pensavano che dietro la morte del presidente Kennedy ci fosse un complotto. La stessa ricerca, ripetuta negli anni 90, ha mostrato che coloro che credono nel complotto sono aumentati. Ormai 9 su 10 sono certi della cospirazione. Sicuramente Internet, che permette di creare, di diffondere e di dibattere all'infinito queste teorie, è una delle ragioni del successo della cultura del complotto. E non è detto che sia un male. Non dare per scontate le versioni ufficiali è uno dei compiti del giornalismo investigativo. Parole sacrosante. Proviamo ora a metterle in pratica con l'11 settembre. Secondo la versione ufficiale, i dirottatori dei 4 aerei non avevano mai guidato prima un jet nella loro vita. Nonostante questo, hanno saputo muoversi con estrema precisione nei cieli più affollati d'America, eludendo per intere mezz'ore la difesa aerea più agguerrita del mondo. 2 di loro, inoltre, hanno compiuto manovre talmente difficili che nemmeno i piloti professionisti, con 30 anni di esperienza alle spalle, dicono di saper fare. I flew the 2 actual aircraft which were involved in 9/11, the flight number 175 and flight 93, the 757 that allegedly went down at Shanksville. And flight 175 is the aircraft that's alleged to have hit the South Tower. I don't believe it's possible for, like I said, for a terrorist, a so-called terrorist, to train on a 172 and then jump in a cockpit of a 757, 767 class cockpit and vertical navigate the aircraft, lateral navigate the aircraft, and fly the airplane at speeds exceeding its design limit speed by well over 100 knots. Make high-speed, high-bank turns, exceeding, pulling probably 5, 6, 7 Gs, and the aircraft would literally fall out of the sky. I couldn't do it, and I'm absolutely positive they couldn't do it. Sempre secondo la versione ufficiale, alla infernale palla di fuoco delle Torri Gemelle è sopravvissuto il frammento di un passaporto con tanto di fotografia di uno dei terroristi. Nel frattempo un Boeing da 100 tonnellate, largo circa 40 metri, è stato inghiottito per intero da una buca larga circa la metà. Non si è trovata una valigia, un sedile, un alettone o un pezzo di carrello. Dalla buca però sono miracolosamente usciti il documento di identità di un dirottatore, il testamento senza nemmeno una bruciatura di un dirottatore, uno scontrino appartenuto a un dirottatore, una fototessera di un dirottatore, il coltellino di un dirottatore, la fototessera di un altro dirottatore, lo scontrino della lavanderia di un dirottatore, una bandana appartenuta a un dirottatore e un passaporto di un dirottatore. L'aereo, però, non si trova.
Perché allora Piero Angela e insieme a lui tutti quelli del CICAP si sono bevuti a occhi chiusi una versione ufficiale che fatica ad essere credibile persino in una storia a fumetti? Perché non hanno investigato, ad esempio, per scoprire il trucco di questa miracolosa carta arabica che sembra poter resistere a oltre 2000 gradi di temperatura? Piero Angela, inoltre, dovrebbe sapere che poco prima che crolli l'edificio 7 si sentono chiaramente pompieri e polizia che dicono di sgomberare la zona perché l'edificio sta per saltare in aria. Lo stesso Paolo Attivissimo, di madrelingua inglese, ha riconosciuto sul luogo comune che quella frase si può tradurre soltanto con «l'edificio sta per scoppiare» o «l'edificio sta per esplodere». Perché allora Piero Angela non cerca di chiarire queste contraddizioni, invece di dedicare il suo tempo alle ricerche sociologiche? Ma cosa hanno scoperto le poche ricerche condotte su questo curioso fenomeno? Primo punto, il profilo di chi crede in queste teorie del complotto. Dalle ricerche condotte soprattutto nel mondo anglosassone emerge un fatto. Le persone che si sentono emarginate, in difficoltà economiche o comunque frustrate dalla loro posizione sociale hanno maggiori probabilità di credere nei complotti. Molto più di chi ha un lavoro soddisfacente e una buona posizione economica. Un forte risentimento verso la società può quindi essere una molla importante. Siccome gli americani che credono al complotto nel caso Kennedy, come ha detto lo stesso servizio, sono oggi più del 90%, dobbiamo dedurre che 270 milioni di cittadini americani su 300 si sentano frustrati, emarginati e provino un forte risentimento verso la società. Insomma, grandi avvenimenti che hanno sconvolto il mondo o un'intera nazione non possono avere delle piccole cause. Kennedy non può essere morto per mano di un pazzoide e Diana non può essere la vittima di un autista ubriaco o del mancato uso della cintura di sicurezza. Un mondo dove cause così banali possono scatenare effetti devastanti, almeno emotivamente, viene percepito come instabile, assurdo, caotico, insicuro, angosciante. Ecco perché le teorie del complotto sono così seducenti. Ristabiliscono un ordine, una prevedibilità e, se vogliamo, uno straccio di razionalità che invece il caso, il banale o il bizzarro negano completamente. Paradossalmente, le teorie del complotto ci offrono un racconto rassicurante della realtà. Quindi, se abbiamo capito bene, l'idea che i nostri governi possano uccidere a sangue freddo 3.000 dei loro cittadini per poi mentirci spudoratamente per il resto dei loro giorni dovrebbe essere rassicurante. È davvero un ragionamento impeccabile, degno di chi usa la testa, come diceva Polidoro, con i piedi per terra. La nostra conclusione invece è la seguente. Le teorie del complotto nascono perché di fronte a certe versioni ufficiali improponibili, i giornalisti fanno finta di niente e invece di indagare come dovrebbero, per chiarire i mille punti oscuri, si dedicano a ricerche sociologiche ridicole e infondate, riempiendo nel frattempo il tubo catodico di bugie colossali. A questo punto non ci resta che ricordare a Piero Angela quello che lui stesso disse molti anni fa. Il problema è di sapere, la domanda dovrebbe essere posta in questi termini, volete o no che delle notizie non controllate o false vengano divulgate continuamente in televisione? La risposta è no. Piero Angela dovrebbe quindi dare le immediate dimissioni, visto che il suo lauto stipendio è pagato dal contribuente. In secondo luogo, anche a nome di tutti gli altri afflitti da questa strana malattia, sfido pubblicamente Piero Angela a dibattere con me, in televisione, alla radio, su internet o dove vorrà lui, qualunque argomento relativo all'11 settembre. Così potrà finalmente dimostrare al mondo che i complotti non esistono.